Io mi sono sballato dalla prima light, è stata 1-9, mi sono sballato da lì, sono entrato nel panico, cazzo. Ne ho fatto un po' cattivella troppo presto, beh, ma sì, dai. Invece poi ho dovuto un attimo mollare. Spiegaglielo così, poi intanto glielo faccio anche a lui, così magari impara anche sulla tua esperienza. E così anche io capisco che hai compreso bene gli errori che Ma se facevi, gliela che poi... spiego, scusa un attimo. Dopo io la faccio meglio e lui si incazza perché io sono più bravo. No, premesso, a prescindere che Ricci è più bravo, quindi gliela spiego. Allora, lui praticamente tu arrivi, cioè ti fai mettere in circuito 1-9, normale diciamo, ti fa prendere gli 800 e quando tu... no, non è vero, è circuito 0, No, no, noi siamo decollati col full flap, non abbiamo sarei fatto il arrivato decollo così vicino corto. alla pista. Sì, no, comunque abbiamo fatto così, eravamo 800 Abbiamo piedi qua, con la fatto prua così, no? Però esatto molto vicino, abbastanza vicino alla testata pista. 8-900 metri piedi e qui mi ha tagliato il motore, cioè qui così, quindi eravamo molto alti e molto vicini alla pista, quindi la situazione è un pochino Di più merda che non si può, cioè più di merda così quasi non si esatto. può. E io praticamente cosa ho fatto? Preso dal panico, ho tirato un'attacca di flap Che va bene. che va bene, però ho cominciato, diciamo, subito a virare, mentre invece lui avrebbe voluto più andarsi dritto, Dritto. guadagnare un po' di strada E e poi impostare, diciamo, una virata a sinistra scivolando no, vedi che ti sei dimenticato ancora quella cosa che ti sei dimenticato sempre. il full flap. Ecco. Io La però sequenza, con la quale la ottimizziamo scivolata la è discesa. l'ultimo step, no? Sì, infatti, che mi ha detto lui che io oggi non ho assolutamente, ho dimenticato e non capito. E praticamente io facevo resistenza perché pensavo nel mettere la seconda attacca di flap molto lontano, perdo l'efficienza dell'aereo, quindi A parte non che riesco tutte più. le volte che dovessi accorgerti, oddio, cazzo, cioè pensavo di arrivare tanto alto e mi sono già messo il full flap, te lo metti di nuovo a un Posso attacco, anche a rimetterlo? zero, Lo cioè togli, eh? tu puoi rimetterti nella condizione di avere la massima planata a 100 km l'ora, la massima efficienza ripulendo l'aeroplano se hai dei dubbi, se sei stato un po' troppo precipitoso. Poi ti sei così abituato a mettere i flap subito appena ti piantava il motore che me li hai messi anche quando non eravamo sicurissimi di arrivare in pista, infatti non ci siamo poi arrivati, Sì, abbiamo dovuto neanche più ho riattaccare. perso, Non deve dovessi essere una cosa riattaccare. che come dico 1001, 1002, 1003, lui tum, si metteva subito un attacco di flap. Ragiona un attimo, guarda se sei sicuro di entrare in pista. Una volta che sei sicuro ti metti un'attacca, quando sei ancora più sicuro ti metti la seconda e se ti serve fai la scivolata E sempre poi mi su questo scappava la derivato. velocità, oltre i Vabbè, perché flap. erano scivolate difficili perché alla fine, oltre a quando poi ha cominciato a configurarlo bene l'aeroplano, che gli metteva un attacco, gli metteva anche la seconda e mi ascoltava un po' sul fatto di allungare un pochino il percorso al suolo in modo da arrivare qui un pochino più bassi, piuttosto che virare subito verso, troppo presto verso la pista, ma questa è mancanza di esperienza perché non abbiamo ancora visto queste cose. E forzando la sua riluttanza a fare la scivolata in virata, che invece ritengo essere molto utile, si poteva fare col muso verso l'esterno finché eri qua e addirittura essendo ancora molto alti, quando tu facevi poi la virata, la contraccostata, addirittura un Scivolare. pezzo di scivolata col muso esterno dall'altra parte. Stavamo parlando di finezza della finezza della finezza, cioè Cioè io non è che invertire il senso della scivolata. Beh, perché naturalmente poi perché sono due virate. esatto, Certo, tu se fai le da inizi. prima, sei da prima col piede verso l'esterno e scivoli di qua e se per caso poi fai ancora in tempo la fai dall'altra parte. Però stiamo parlando di altissimo livello, era giusto come conoscenza, non è che la pretendo, è nella Sì, maniera diciamo più che sappiamo assoluta. che è possibile farlo se sei. Esatto. Troppo avanzata quella cosa lì. Però imparare a scivolare, perché se uno è vincolato dal fatto scivolo solo quando sono allineato sulla pista, va a finire che quando, se tu non scivoli qua, anche se hai messo il full flap, ti trovi alto, alto, Eh alto, inizi a scivolare qui e rischi di andare certo, in oltre. effetti viene meglio se io arrivo da qui così e devo impostare una scivolata, viene meglio perché tu Certo. sei in virata, butti il muso esternamente, scivoli così, Certo. cioè, ma farla qua è tosta. Cioè, Però è la stessa però cosa se ci pensi, solo che invece di farlo... è meno naturale. Qui naturalmente scivoli e arrivi, e qui no, qui alla fine la devi invertire. Fabio, ti posso... Non sei obbligato a invertirla poi la scivolata, perché se tu... Tu sei lì, tu sei Se, qui che tu, viri tu, tu, puoi, così tu puoi anche e arrivare qua, tu puoi anche arrivare vi qui e col muso allinearti... all'esterno, viri e scivoli.
Poi una volta, se tu riesci a rientrare, che sei allineato, non hai bisogno di fare la controscivolata dalla parte opposta, ma perdi un bel po' di quota se fai la scivolata operativa, cioè in virata, certo, mentre ma vai viene devita, ciao galettoni che devi da qui, oh. Vabbè, certo, perché devi virare, e in più devi anche scivolare. Quindi devi contrastare completamente il timone e in più tutto quello che ti serve per effettuare la virata. Certo. Devi, Però è la stessa cosa che fai qui, Ma adesso ti sembra molto più accentuata questa cosa qua, però concettualmente è uguale, solo che qui la fai più spostato da questa parte e devi fare un raggio. Qua devi fare una virata Vedrai, normale, mi qua direi, devi fare una S. Le faremo tutte e due, le faremo tutte e due. Ma scusa, se io qui a 8-900 metri, se a 8-900 piedi non avessi messo i flaps e avessi tentato molto dolcemente di fare una... Non c'entravamo su nessun'altra pista, no, non entravamo. Benché fossimo 900 piedi, no, 800. No, siamo proprio corti. Perché tu devi avere tempo di allontanarti, di fare un pezzo così e di rientrare sulla pista principale. Quindi tutto questo che fai in qua, no, poi lo perdi di qua. 0,8, non ce la fai. Non ce la fai. Non ce la fai perché diciamo in questo contesto. Ti manca, sì, in questo contesto. In questo contesto ti manca, poi la pista è anche leggermente orientata. Ah, così. Ok. Ecco, anzi, scusa. Cioè non ce la fai, poi qua ci sono gli alberi, gli hangar, non ce la fai. Sì, menata. L'unica fare è era per quella, sì, quella per quello, per quello che io penso che questa sia la situazione più limite che una, da quando volo è una delle più stronze che ci possa essere come situazione. Okay. Che comunque è anche un po' facilitata, perché se invece hai già il muso così, se sei già verso la pista e sei alto, faccio in tempo a fare un 360? Probabilmente no. Da questa posizione sei costretto a fare probabilmente una cosa di questo tipo molto difficile. Una ritardazione. Una specie di... Potrebbe essere anche impossibile atterrare così. Però se hai già un muso... Però se hai già il muso da questa parte, forse da qui ce la fai atterrare per la parte. Sì. Perché non hai da fare tutto questo. Tra dispersione, qua. Sì. Se hai già il muso allineato con la pista, in questo modo qua, da qua secondo me ce la fai. La proviamo dopo. Ok. Non l'abbiamo vista con questa l'abbiamo utile. Fatta l'altra volta noi, siamo arrivati in lungo finale da nord, anche perché sì, mai oppure anche da questa parte dicendomi che la riattaccando col muso che va da questa parte, da qua ce la si fa entrare a maggior ragione se il muso da questa parte ce la fai. Questa l'abbiamo vista. Dai Fabio, questa la rifacciamo in sala pianta. Voglio essere sicuro io. Vabbè. Su telefonerò la mia Carla. Viene a pranzo. Ma sì, ma non sinceramente non ho molta fame. Infatti il video in montagna è venuto bene. Bello. Mettilo su. C'ho tanta roba. Perché comunque ho ripreso una giornata. Ho esaurito batteria, scheda tutto. Comunque. Ma prendi un caffè, tanto adesso devi solo guidare. Ma meglio di no, Fabio. Vabbè, te ne lascio uno sospeso. Ci sei rimasto malissimo. Ma lui sempre. Ormai una volta avveniva anche me, adesso non fa capire. Non queste cose, perché poi si trova la gente sul campo che dice: ma perché non fai l'attestato? Figurati, lo fanno tutti, l'aereo fa tutto da solo. E poi invece da queste cose che si capisce che non è così. Beh, però cioè, queste cose, hai capito? Obiettivamente queste cose qua siamo a richiedere di più forse di quanto sarebbe. C'è bisogno, diciamo, poi perché poi ci può essere, è lì che devi capire che ci può essere il bisogno. Diciamo che l'attestato è la scuola elementare, qui siamo già al ginnasio. Per portare a casa la pellaccia, che non so se avete sentito. Non dico l'università, ma siamo al ginnasio. E avendo fatto le scuole serali, il cipu, ho fatto così. Va bene. Non devo dirti niente, perché come lui sai già quali sono i parametri, le sequenze da fare. Faremo dei circuiti e con un preavviso da 30 secondi a 3 secondi
gli dirò: guarda, ci pianta il motore, tu, la cosa che mi interessa sapere di più è dirmi: guarda, mantengo il controllo aeroplano, vado a 100 all'ora, vado su questa pista qua, in maniera tale che anch'io, se voglio farti fare qualcosa di diverso, te lo dico subito e fai in tempo a riprogrammarti. Magari hai deciso di andare sulla pista corta, se possibile cercheremo sempre la pista ottimale, che è quella lunga. Però vedrai, ti metterò in certe situazioni dove sei obbligato a scegliere la lunga o la corta. Però se tu me lo dichiari, io mi tranquillizzo e dico: ok, sta ragionando in quel modo lì. Altrimenti, se non lo so, magari fino a un certo punto si potevano prendere come sliding doors entrambe le piste. Poi con una ci arrivi, con l'altra no. Se lo so prima, magari ti posso dare una guida, se vale la pena di impostarla diversamente. Ok, dai. Però adesso con l'idea di divertirti... L'ho portato i guanti, ma visto che mi suderanno le mani, non li vedo. Sto facendo una riprendere. Ho i guanti che funzionano anche con l'iPhone. Sai? Come Giorgio Galli. Blue Sky. Blue Sky. Dietro fuori. Sta bene, allora, vado un attimo. Sì, sì, dai, dai. Andiamo sulla pista o giro l'aereo? No, l'ho già girato, andiamo lì direttamente.